Allora, oggi andiamo avanti con la seduta di Evelyn e tutte quelle meravigliose informazioni che la superanima ci dà attraverso Evelyn, tutto quello che succederà a noi in futuro. Domanda: manterremo il nostro corpo fisico? Sì, assolutamente. Molti ci riusciranno con qualche cambiamento. E i cambiamenti provengono dalla luce, dagli approvvigionamenti alimentari. La gente vivrà più in pace con l'ambiente e con i loro corpi. Comprenderanno che l'obiettivo di questo corpo è di servire lo scopo del gioco. Quindi gli verrà ordinato di adeguare il corpo per favorire qualsiasi gioco stiano giocando. Saranno più consapevoli, se questa è la parola più adatta, saranno più consapevoli del loro corpo, più consapevoli della loro mente, più attenti e risvegliati al gioco. Qui io farei un piccolissimo appunto perché qui ci sta parlando del risveglio universale che sta accadendo adesso e che noi inizieremo tutti quanti a diventare ogni giorno più consapevoli che questo è veramente solo un gioco, che questo è solo un imparare come ci si sente in un corpo umano, come aggiustare, come giocare veramente, come sentire, come provare certe emozioni e naturalmente quelli che sono i limiti che ci mettiamo noi. Crediamo di essere dei corpi, per ora la maggior parte di noi credono di essere un corpo. Io stessa fino a 3 anni fa credevo di essere solo ciò che vedevo nello specchio e basta, nient'altro. Non conoscevo niente di tutto ciò. Quindi quello che andremo a fare sarà un lungo viaggio verso casa, verso la nostra sorgente. Andiamo avanti. Come cambieranno i corpi? Saranno più spumeggianti, più vibrazionali. Consumeremo ancora il cibo? Beh, smetterete di uccidere gli animali per mangiarli, perché mangiare le vibrazioni di una creatura vi renderà molto, molto ammalati. Mangerete cose più acquose e quando pianterete il cibo non lo farete per la quantità, ma per la qualità d'amore. Vi riempirà di vibrazioni superiori quando pianterete i vostri alberi, i frutti saranno di vibrazione superiore, quindi non avrete più bisogno di mangiare così tanto. Non avremo più bisogno del cibo? Non troppo, solo minimamente per sostenere la parte liquida. Contiene più liquido che solido. Tutto ciò che pianterete avrà una vibrazione superiore. Le radici delle piante che metterete nel terreno avranno vibrazioni superiori perché le vostre mani, i vostri pensieri, le vostre menti avranno una vibrazione superiore che entrerà nelle piante, quindi ogni cosa si sta alimentando con una vibrazione superiore. Qui Dolores dice che durante il colloquio precedente alla seduta Evelyn aveva detto, ed era una delle sue domande, che era nauseata dal mangiare. Mi stavo chiedendo se questo lo stava causando. Sta elevando la sua vibrazione troppo velocemente, molto testarda, e adesso il cibo le dà la nausea. Perché le sta succedendo questo? Vuole elevare la sua vibrazione più velocemente. Il corpo non è remissivo alle informazioni che conosce a livello subconscio. Non riusciamo a capire perché, non riusciamo a sincronizzare bene il suo corpo. Per qualche ragione non sta cristallizzando il corpo. Abbiamo avuto qualche problema nel corpo fisico per portarlo nella vibrazione più alta, la sua vibrazione originale. Vediamo che nei pensieri le piace il cibo, rinuncerà a ciò che le mancherà, ma lo deve fare più velocemente. Dolores, tuttavia sappiamo che deve mangiare per restare in vita. Rimane in vita grazie ai suoi liquidi nutrienti e i cristalli hanno bisogno di purezza. Al fine di elevare la vibrazione nel corpo, c'è bisogno di cristallizzare e purificare il corpo dagli agenti che lo avvelenano.
ha bisogno di un processo più veloce. Più lavoriamo sul corpo, più rimane avvelenata dalla terra. Un passo avanti e due indietro, un avanti e due indietro. Per qualche ragione non riesce a sostenere questo ritmo. Facciamo molti adattamenti e molte altre cose con il corpo fisico. Ritieni che lei stia resistendo per qualche ragione? Molto tristezza perché non sa cosa dovrebbe fare. E il livello di resistenza, la tristezza di questo. Da dove proviene la tristezza? Solitudine sulla terra, molto, molto sola. Sappiamo che vuole venire a casa, lo sappiamo e la rende molto, molto triste, molto sola, isolata, isola se stessa. Non vuole essere ferita, è stata ferita moltissime volte. Vedi, il problema qui è la mente, sta pensando, la sua altra mente con la quale noi pensiamo, la sua mente superiore, conosce la sua vera natura, lei sa chi è, lo sa. Non conosciamo queste cose consciamente e questo è il problema. Non riusciamo a capire perché dobbiamo parlare con voi utilizzando le parole. E qui Dolores dice capisco e sorrise, lavoro con molti e spesso noi umani siamo un po' lenti. Sì, ma visto che sappiamo ogni cosa, perché siamo connessi al consigliere? La conoscenza del divino, la luce che ti abbaglia usando il vostro linguaggio. In realtà non abbaglia, ma è solo un'espressione. Non mi è mai piaciuto essere in questo corpo. Non ho mai avuto dita fisiche, ok? Quindi presumo che in qualche modo non comprendiamo questa cosa. Non riusciamo a capire se venite dall'origine, da dove proviene lei. Com'è possibile che non ne siate a conoscenza? Lei ne è a conoscenza, ma non è a conoscenza. Cosa vuol dire? Come potete conoscere e non conoscere allo stesso tempo? Vedi, se hai un paraocchi o qualcosa che ti impedisce di vedere, allora basta solo che lo rimuovi o qualsiasi altra cosa sia necessaria. Le vostre menti non sono connesse? Ne siamo consapevoli, ma perché avete bisogno di fare tutte queste domande se siete già a conoscenza di ciò che siete e cosa siete? E qui Dolores dice: Evelyn iniziò a blaterare durante questa parte della registrazione finché iniziò a non avere più senso. Così ho eliminato parte della trascrizione, mantenendo ciò che aveva senso. Continua dicendo: Ecco com'è. Si riconnette alla sua tristezza, deve rimuovere tutta la coscienza, rimuovila perché poi funzioni anche senza, che tu ci creda o no. Non è vero perché vediamo che hai bisogno di parlare una lingua, usare la matematica e guidare un'auto. E qui si mise a ridere. Abbiamo bisogno di coscienza per vivere in questo mondo. Sì, adesso comprendiamo anche questo. Stiamo insegnando agli uni, agli altri, ok? Quindi dobbiamo portarla fuori da quella dimensione un po' più spesso e permetterle di comprendere un po' di più. Vedrà un po' di più, così che la sua alta mente, la sua mente consapevole, sarà più a suo agio e ci permetterà di fare lo scambio di frequenze per elevare la sua vibrazione molto più in alto. E qui Dolores dice: Ma durante la notte in cui abbiamo iniziato la nostra analisi, che lei ritiene essere la notte della sua prima visita sull'astronave, e qui Evelyn scoppiò a ridere, lavoro con te abbastanza da sapere che non era la prima volta, e quindi entrambe scoppiarono a ridere. Perché l'avete raccolta quella sera? Per ricordarglielo consciamente, ecco perché le abbiamo permesso di ricordare ogni dettaglio, così che potesse essere più curiosa e fare domande invece di venire e basta. Qui Evelyn parla lei, dice: Ah sì, chi se ne frega? Domanda. Questo faceva parte della sua curiosità. Cos'altro è successo quella notte? È successo che la punta della sua testa è stata simbolicamente rimossa. Dico simbolicamente, no, non fisicamente. Non tagliamo la testa a nessuno.
E si mise a ridere. E qui Dolores dice: risi anche io. Sì, lo so. Per permetterle di sperimentare la pienezza della luce. Ma non era tutto a parole. Purtroppo non abbiamo 50 milioni d'anni per mettere tutte in parole. E stava ridendo. È molto difficile, non si può tradurlo in parole. Non c'è abbastanza tempo nell'universo. È davvero irritante. Qui la superanima o il complesso di memoria sociale, quando dice che è molto irritante in questo ultimo passaggio, naturalmente loro comunicano telepaticamente o a blocchi di visione o comunque sia hanno una comunicazione più veloce. Invece qui deve tradurre ogni cosa e non ci sono le parole adatte nel nostro vocabolario per descrivere ciò che vedono. Infatti, attraverso tutte queste canalizzazioni che ho seguito, tutte le entità dicevano la stessa cosa. Non ti posso spiegare con il tuo linguaggio perché è molto elementare, non avete ancora le parole per descrivere ciò che sta succedendo. Andiamo avanti. Infatti Dolores qui dice: a chi lo dici? Me l'hanno detto altre tante volte che le parole sono insufficienti. Noi non le abbiamo nemmeno le parole, è così irritante. Una notte si ricorderà la luce. Perché volevate che si ricordasse di questo? La luce fa parte della sua origine. Era sempre là, solo che era coperta. Vogliamo che conosca e si ricordi pienamente. Niente parole. Ecco perché c'è un buco temporale che non riesce a spiegare. Perché non c'era tempo nella onniscienza. Ricordare tutto e non preoccuparsi di niente e non fare domande. È vero o non è vero? Semplicemente è. Non c'è spiegazione. Dio è luce, l'energia. Ciò che chiamate Dio è solo niente parole. E anche qui, quando dice niente parole, non riesce a spiegare a parole ciò che è Dio. Pensi che questa memoria migliorerà la sua vita? Sì, poi quando porterà l'energia nella mente cosciente sarà in grado di distribuirla. Vedi, questo fa parte del vento. Questa conoscenza e le particelle che diffonde. Non è che il corpo esploderà e andrà in mille pezzi. Quell'energia, anche se non la diffonde da tutto il corpo, ma solo dalla mente, farà parte del vento. Ma diffondere tutto questo fa parte del onnisciente e principalmente parte dal vostro terzo occhio, ciò che vede adesso. Sai cosa vedo adesso? Cosa? Niente, non c'è niente, niente parole, niente pensieri, niente. Nulla e allo stesso tempo è tutto. Sentite questo. Una volta diffusa questa conoscenza, tutto e nulla diventano parte del vento. Eppure esiste anche su questa astronave questo essere, vero? Quello con gli occhi azzurri? No. Dolores qui dice: non so più con chi sto comunicando adesso. Quello originale con gli occhi azzurri, ma io non sono un corpo, io sono luce. Immagine che proietto è solo un ologramma, come un film. È solo perché gli occhi vedano qualcosa, solo perché riferissi, ma non sono io realmente. No, permette agli occhi di vedere e ricordare una cosa tangibile. Bisogna dare agli umani delle immagini, così che possono narrare la storia di aver visto un uomo alto, perché se dicessi di aver visto la luce, nessuno saprebbe di che cosa stesse parlando. Io lo saprei perché ci lavoro, ma loro no. Impaziente, lei ha questa impazienza. Adesso che le abbiamo fatto vedere la conoscenza, si aspetta che anche tutti gli altri conoscano. Questo contribuisce ad un altro bagaglio nel corpo. Perché ogni emozione negativa, impazienza, frustrazione e tutto il resto saranno solo un altro ostacolo
che probabilmente possiamo eliminare in questo momento, perché deve sbarazzarsene consciamente. Deve allinearsi. Sai, è molto triste. Quali sono le parole giuste? Più si conosce e meno si comprende gli altri, più riesci a comprendere qualcosa che non puoi spiegare a parole e meno pazienza hai verso gli altri, perché non comprendono la luce anche se provengono tutti dall'origine. Come potete dimenticarvene? Come potete essere così? Non voglio usare le parole che usa lei. Inizia per S e stava sussurrando. Stupidi. Come si fa a non capire? Come si fa a non sapere? Eppure avete qualcosa dentro che innesca la bontà e il puro amore incondizionato. Non vuole una persona intera, questo essere di luce. Vuole solo una microscopica luce che inneschi tutti gli altri. Ha la capacità di innescarli e allo stesso tempo danneggia a se stessa perché priva di pazienza e comprensione. Gli altri non capiscono e allo stesso modo, a livello cosciente, nemmeno lei capisce. Quindi, cos'è meglio? Sapere di più o sapere di meno? Come equilibriamo questa situazione? Come hai fatto a capire che non avevo un corpo? In passato ho parlato ad altri esseri che, come te, sono luce. Molti di loro proiettano un'immagine che è facile da capire per gli umani. Oh, assolutamente, conosciamo bene la gente che viene qui per lavorare con la luce, come una persona. È molto difficile spiegargli qualcosa, ma li imbrogliamo dandogli un'immagine corporea, così adesso ci sono centinaia di corpi e iniziò a farsi una risata. Che confusione, eh? Che bella barzelletta per voi. La gente pensa che voi siate negativi, ma io so che non è così. Non riusciamo nemmeno a capire cosa sia il negativo, e stava ridendo, non lo comprendiamo nemmeno. Ma coloro che non comprendono dico che siate negativi. Questo perché non vedono la luce e hanno paura. La paura, ripuleremo anche questo, o perlomeno la filtreremo significativamente. Voleva sapere se riuscirà a comunicare con voi più spesso. Sì, questo fa parte della sua tristezza. Lo sai che siamo sempre connessi? Non so come spiegartelo, ma sai che abbiamo tutti la connessione? C'è sempre fin dal primo giorno in cui è venuta su questo pianeta, in questa vita. Nello stesso attimo, prima della nascita, già eravamo connessi. Probabilmente le faremo vedere la luce più spesso, come adesso. È così luminosa, è così brillante, è l'unico luogo in cui trova pace. Non nelle sue attività mondane, non c'è niente che le abbia mai fatto sentire niente, solo quando eravamo in grado di connetterci pienamente nella luce. Così tante cose negative le sono accadute da bambina che naturalmente si è dimenticata, divenne umana. Molto occupata, sì, occupatissima con la vita, molto occupata perché aveva bisogno di ripulire l'ambiente intorno a lei. Avevamo bisogno di diffondere quella luce e di innescarla, e poi, come adesso, chi hai detto libero arbitrio? Alcuni aderiranno, gli altri no. Ogni volta che stava passando un brutto periodo, non sapeva che era sempre qui con noi. La portavamo a casa, in questo modo era in grado di continuare e continuare, un giorno alla volta. Ecco perché ciò che chiamiamo autodistruzione, e cioè suicidio, non succede mai, non esiste se non nel corpo fisico. Non è permesso, ma lei era qui con noi, era a casa. Cosa mi dici di questa tonalità che sente nelle orecchie ogni tanto? Abbiamo cercato di elevare la vibrazione accordando i corpi. Stiamo cercando di adattarlo. Non è un chip fisico, un impianto. Non è solo. Non so come spiegarmi. Ha bisogno di farci attenzione, di fare qualche cambiamento. Quando
Quando Evelyn medita, lei proietta se stessa nell'astronave e a volte si vede in un incubatore. C'è qualcosa che dovrebbe sapere a proposito. Questo è il suo corpo fisico. Non solo l'aiutiamo con le particelle fisiche, gli atomi e ciò che manifesto nella terza dimensione, ma ogni volta le diamo anche una cordatina alle frequenze vibrazionali. Cioè, in quel momento state lavorando sul corpo di Evelyn? Sì, anche il corpo fisico ha bisogno di essere accordato. Il tubo è come uno strumento d'accordatura, ma non aiuta solo il corpo fisico a guarire. Quando torna con noi a casa e passa un po' di tempo nella luce, è il corpo fisico. Quando si rimuove l'anima, il corpo diventa multidimensionale. Non siamo in grado di vedere attraverso il corpo, quindi non direi che sia multidimensionale, ma olografico. Immagini, quindi queste particelle, quando proiettiamo una certa luce nella frequenza, queste immagini olografiche le raccolgono e le trattengono, come se stessi sintonizzando un macchinario. Si sveglia giusto in tempo per vedere che è all'interno di un contenitore. Queste sono alcune delle cose che le permettiamo di vedere e conoscere. Così può dire direttamente: non sono matta. L'ho toccato, l'ho visto, il corpo è là dentro. E poi, grazie a macchinari, luci e cose olografici, inoltre allo stesso tempo è in grado di venire nella luce e ringiovanire completamente. Così quando ritorna sul pianeta tutto è diverso, tutto è perfetto, non è successo nulla, tutto si può sopportare, tutto è diverso. Dice di aver visto migliaia di altre persone in quei contenitori, il che vuol dire che sta succedendo anche agli altri? Migliaia, milioni. Adesso abbiamo bisogno che molti di loro aiutino. Dobbiamo rigenerare o generare. Non tutti sono entità come lei. Raccogliamo anche altre entità che potrebbero non avere un corpo. Non facciamo distinzione, siamo tutti uno e cerchiamo di sintonizzare quanti più corpi fisici sia possibile, così che siano in grado di trattenere vibrazioni superiori, diffonderle, sopravvivere e condividerle. Ma non tutti sono in grado di fare questo? Non tutti, no. Ma adesso stiamo andando piuttosto bene, farà una grossa differenza. Questa è una roba da corporazione, dovete cambiare le immagini olografiche per adattarvi al corpo umano su questa terra perché nient'altro sarà tollerato, quindi il corpo originario, per quelli che possono avere corpi fisici, mantiene una frequenza inferiore alla nostra, ma abbastanza elevata. È complicato, non è vero? Sì, in ogni caso hanno l'abilità di proiettare il corpo umano o di nombrarlo dall'alto, come se si mettesse un film sopra a un altro film, e il corpo viene portato nell'incubatore sull'astronave. Visualizzarlo come delle immagini olografiche, proiettare dall'essere di luce all'interno. Dolores, avrei detto che senza la scintilla della vita il corpo si deteriorerebbe? No, perché le immagini olografiche sono ciò con cui stiamo lavorando. Questo è ciò che lei sta usando in questa vita. Volevo dire che ciò che chiamiamo morte ha luogo quando la scintilla della vita lascia il corpo. A quel punto il corpo si deteriora. Sentite questo. Le immagini olografiche si deteriorano. Sì, perché la mente non trattiene più le strutture di pensiero. Io vi propongo di fermarci qua oggi e continuare di nuovo questo capitolo domani con la seduta di Evelyn. Ciao a tutti e a domani, grazie mille.